Abbiamo un bellissimo incontro questa sera con uno scrittore che io amo personalmente molto, ma che è soprattutto una gran persona, un insegnante di lettere da più di 20 anni. È Alessandro D'Avenia, scrittore, insegnante, purtroppo da remoto, in collegamento. Ciao Alessandro, benvenuto con noi. Allora, il remoto in presenza è un tema importante da affrontare anche per parlare del tuo ultimo libro. Io lo presento subito, questa è la mia copia, la sto leggendo io, sono arrivata qua. È un libro bellissimo, si chiama L'Appello, è un libro molto denso, molto profondo, che racconta la storia di una classe e di un insegnante di lettere che non ci vede, non vedente, però sente tante cose. Caro Alessandro, partiamo dal titolo, L'Appello. Che cos'è l'appello per un insegnante? Ma io vado ripetendo da un po' di tempo che è il momento più importante della lezione e mi stupisce che sia il più sottovalutato. Oggi è diventato semplicemente un momento burocratico in cui si verifica se il corpo dei ragazzi è presente, quando si tratta di capire se anche lo spirito è presente. Quindi il momento in cui prendiamo in carico i nomi e i volti di questi ragazzi con tutta la loro vita. Sì. Da questo momento... Alessandro, scusami, tieniti il microfono, perché sennò ti va sotto il mento e non riesco a sentirti bene. Ecco, bravo. Esatto, sai che ci sono delle scuole, io ho saputo di alcuni ragazzi che si sono sentiti chiamare per numero sul registro dall'insegnante? E non per nome? Noi abbiamo proprio questo problema nella scuola di oggi. Facciamo per ora un gran parlare del fatto che le scuole siano state chiuse. Ma io provocatoriamente dico che forse le scuole erano chiuse anche prima. Lì dove la relazione discepolo-maestro non funziona, la scuola è chiusa. Se i ragazzi sono un numero e non un volto, un nome e una vita piena di cui prendersi cura, la scuola è chiusa. Allora, Omero Romeo, che è il nome di questo professore non vedente, a un certo punto dice: per riuscire a insegnare, dato che sono cieco, devo concentrarmi sulla presenza dei ragazzi e non sulle mie aspettative. Io non li vedo, quindi escludo qualcosa che mi può creare aspettative. Devo lasciare che siano loro a venire alla luce e non io a illuminarli. Ecco, questo in fondo è, se vuoi, la chiave della relazione, no? Tra un insegnante e un alunno. Sì, lui col fatto che è cieco è costretto a farli accadere. Non può sovrapporre il suo sguardo sulle loro vite. Deve far sì che le loro vite vengano alla luce. Allora, che cosa succede? Lui crea una specie di spazio che è un grembo paterno, se potessimo dire una cosa del genere, in cui loro con la loro voce raccontano la loro storia. E tutto il romanzo si svolge di storia in storia attraverso appunto questo appello che va avanti. Ma non basta questo. Alla fine della storia che ognuno di loro ha raccontato, lui chiede loro di avvicinarsi alla cattedra e poggia, come fanno i ciechi con le persone con cui vogliono entrare in relazione, le mani sul loro volto. Se noi reimparassimo a prenderci cura delle persone con questo tatto, cioè trasformare di nuovo i contatti intatto, infatti lui parla di un umanesimo carnale, forse riusciremmo a prendere in carico queste vite in maniera diversa. Sentire le vite nelle nostre mani forse ci restituirebbe una responsabilità che oggi ci è andata persa, anche per un sistema che non ci consente di curare le relazioni così come dovremmo. Ecco, adesso tu hai i tuoi alunni in didattica a distanza, Alessandro? Sì, purtroppo sì. Ecco, e come fai? Perché è un bello ostacolo, no? Allora, io sono dell'idea che noi andiamo ripetendo che il medium è il messaggio. Sono dell'idea invece che il messaggio è il medium. Se la relazione è molto forte e profonda con i ragazzi, il medium verrà utilizzato da noi insegnanti creativamente per scoprire delle cose nuove. Se invece la relazione prima non c'era, il medium si mangerà totalmente la relazione. Perché? Perché la didattica da remoto disincarna i ragazzi in un mondo che continuamente disincarna le persone, le riduce a immagini residuali di se stessi, quando noi invece abbiamo bisogno di prendere in carico
tutta la vita. Allora, questo che cosa comporta? Portare al livello del calore precedente la relazione, e questo impegna una creatività nuova. Per dire, nella mia classe la cosa che stiamo scoprendo è l'importanza delle voci. Abbiamo letto integralmente l'Odissea, ciascuno adottava un personaggio e abbiamo ricreato in fondo quelle condizioni in cui l'Odissea e l'Iliade sono nate, perché erano fatte per l'ascolto dopo i banchetti. E quindi ve lo siete letto? L'avete letto ad alta voce? Ce la siamo letta. Oralmente l'avete trasmesso? Ad alta voce, oralmente, motivo per cui probabilmente il personaggio protagonista del mio romanzo si chiama Omero. Non solo perché è cieco, come dice il nome Omero, ma anche perché noi siamo stati impegnati nei 5 mesi di didattica a distanza dell'anno scorso a leggere integralmente l'Odissea. Ecco, tu racconti tanti ragazzi in questo libro, in questo straordinario libro che è bellissimo davvero. Tanti ragazzi che poi, come hai scritto nei ringraziamenti finali, sono ovviamente tante sintesi di tanti studenti che ti sono passati vicino, accanto. Nella tua... È vero che stare vicino ai giovani ti mantiene giovani? Ti insegna, ti apre la mente, che non bisogna avere paura di questi ragazzi che noi adulti spesso non comprendiamo? Allora, guarda, la parola adulto è il participio passato di un verbo latino che è adolesco. Quindi la pienezza dell'essere adulto viene dall'aver vissuto pienamente l'adolescenza. Noi invece viviamo oggi l'adolescenza come una malattia da cui guarire quanto prima, mentre è un verbo che vuol dire essere tesi verso un compimento. Allora, questa frase che tu hai usato, stare con i giovani mi costringe a rimanere giovane, significa che loro mi obbligano a non essere adulterato, ma certo, mi obbligano ad essere adulto, cioè continuare ad avere quell'istinto per la verità, per la bellezza che è tipico dei ragazzi di questa età, se chiaramente trovano una via aperta ai loro maestri. Beh, c'è uno slancio nell'adolescenza, c'è un candore, c'è un'energia, c'è comunque un idealismo che va protetto in qualche modo, no? Perché poi la vita ti porterà a fare dei compromessi o a capire che certe cose devi incanalarle in altre strade. Però ecco, quello credo che sia molto bello, no? Poterci stare a contatto. Cosa ti hanno insegnato i tuoi ragazzi? Esatto, cosa mi hanno insegnato? Se ci pensi, tutti i termini che noi usiamo per la scuola sono termini presi dal lessico militare. La classe era anticamente la flotta e ancora prima il plotone. Le file erano quelle dell'esercito. L'appello stesso. Quindi noi che cosa abbiamo? Abbiamo degli infanti, dei ragazzi che ancora non sanno parlare, questo vuol dire infante, che dobbiamo portare nella vita come fanti, come guerrieri, come protagonisti. Ma quello che sta succedendo oggi è che noi massacriamo le vite prima ancora che possano entrarci in questa vita. Allora io che cosa imparo da loro? Che devo prendermene cura. Io quello che ho in comune con il personaggio del romanzo è proprio questo, essere costretto ogni giorno a spostare di un pochino l'asticella della mia incapacità di voler bene, per aprirmi a queste vite, perché voglio che sui titoli di coda della mia vita voglio poter dire, seguire proprio questa galleria di volti e dire nulla è andato sprecato, perché io di questo sono responsabile, non certo, del numero di copie che venderò. Prima di chiudere, Alessandro, commentiamo insieme l'immagine della copertina. È un'immagine bellissima. È un'immagine che ha ideato mia sorella Marta, che è fotografa, con cui abbiamo ormai una bellissima consuetudine creativa. Io le do solo gli accenni della trama del romanzo, lei non legge neanche una riga e fa la sua ricerca iconografica. Che cosa si è inventata? Un vaso che si comporta al contrario di come si comportano i vasi, cioè la scuola non come luogo in cui vengono messi dei fiori freschi e si aspetta in fondo che muoiano con certo, l'acqua che noi diamo, ma un vaso che li fa esplodere, li lancia nel mondo, ciascuno con la sua diversità, con la sua essenza, in fondo un po' come quella ginestra di Leopardi, che Leopardi dice consola e profuma il deserto. Certo. Ognuno di loro è un'essenza e sta a noi lanciarli nella vita. Ok, non dobbiamo trattenerli ma lanciarli. Grazie Alessandro, grazie per questo libro davvero splendido, spero di vederti presto ancora con noi. Grazie ad Alessandro D'Avenia. Adesso noi ci spostiamo a Circello, piccolo e antico
borgo rurale nel Sannio, in provincia di Benevento, dove la conformazione irregolare geologica ha favorito lo sviluppo di un'agricoltura molto rispettosa dell'ambiente naturale originario, che ancora oggi conserva tratti di una bellezza assai suggestiva. Ce lo racconta Walter Torre tra pochissimi minuti.